Ben ritrovati a questa nuova edizione del TG Chiara. Sono ore di grande apprensione in cui tutto il mondo guarda Venezia con disperazione. Ieri un'ennesima allarme per quanto riguarda l'alta marea e non andrà certo meglio domani. Sentiamo. Venezia ha ricevuto l'ennesimo schiaffo dallo scirocco. La marea ha superato il livello previsto dai centri specializzati, toccando quota 154 centimetri. La città è deserta, scuole e uffici sono chiusi, i negozi di prima necessità obbligati a tenere le serrande abbassate per manifesta impossibilità di erogare qualsiasi servizio ai concittadini. I turisti rimangono asserragliati negli alberghi che con grande sforzo stanno cercando di rimanere aperti. La protezione civile e i vigili del fuoco sono sommersi a loro volta dalle richieste di intervento. Di fatto il centro è diventato a sua volta un pezzo di mare. Il 70% della superficie veneziana è sommersa e il sindaco Brugnaro ha chiesto di chiudere Piazza San Marco e il Palazzo Ducale. Nessuno quindi può accedervi. A nulla sono valse le passerelle completamente sommerse. I vaporetti sono fermi. Il Mose muto. E in mezzo a tanta devastazione arriva una notizia che riguarda proprio l'imponente opera e che potrebbe portare un pizzico di sollievo alla città. È stato finalmente nominato il commissario straordinario per l'emergenza. È lo stesso sindaco che in queste ore ha convocato e effettuato sopralluoghi con tutti i vertici e i rappresentanti del governo che hanno voluto portare solidarietà alla città, presentandosi personalmente armati di stivali in laguna. Tra di loro anche il bellunese Federico D'Incà, ministro per i rapporti con il Parlamento, che in un tweet scrive: la situazione è complessa, ma lo Stato c'è e il governo è pronto a fare tutto ciò che è necessario per proteggere questa città preziosa. Ma se Venezia in silenzio e attonita attende che l'acqua alta si ritiri, non va meglio a Burano, dove la marea ha raggiunto i 149 centimetri, né a Chioggia, che ne conta 146. A lamentare problemi è anche la stessa soprintendenza, che da anni dice di avere problemi seri di organico. E sono appunto i problemi di organico per quanto riguarda la soprintendenza a preoccupare il mondo sindacale veneto e non solo. Tantissimi i libri e i documenti storici che vengono custoditi all'interno di archivi e biblioteche che potrebbero andare completamente distrutti. Per questo motivo si chiede anche al Ministero di fare qualcosa e di cercare di incrementare gli organici degli uffici. Sgomento e solidale anche il mondo delle rappresentanze sindacali del Veneto. La funzione pubblica della CGIL regionale sollecita dal canto suo l'assunzione di nuove risorse per affrontare l'emergenza. Da una parte infatti i cittadini in ginocchio, dall'altra un immenso patrimonio storico, artistico, culturale che rischia di andare perso per sempre. Gli allagamenti infatti hanno interessato anche librerie, archivi, biblioteche e musei. E sono i professionisti in servizio presso le soprintendenze a tremare davanti a ciò che vi ha custodito all'interno e che viene quotidianamente aggredito dal salso. Per questo motivo, ad emergenza cessata, quando si potrà fare una stima dei danni, saranno di fondamentale importanza le maestranze, gli specialisti, gli esperti, di cui al momento gli uffici della soprintendenza sono sguarniti. Venezia, città delicata ma guerriera, che ha bisogno di tutele e di coinvolgimento globale da parte dei comuni, della regione e dei ministeri. Per questo agli enti interessati viene chiesto di occuparsi sin da ora di ciò che servirà tra qualche settimana. Un po' tutto il Veneto in queste ore ha il fiato sospeso. Nel bellunese tanta neve, fortunatamente l'allarme è rientrato nella serata di ieri e le scuole sono state riaperte, ma la Val di Sdende sta ancora lottando contro quella che era la devastazione provocata da Vaia. Siamo risaliti in fuoristrada lungo la strada delle Maglie, che percorre Costa d'Antola, diretti alle caserme di Chivion e Antola Alta, ai piedi di Cima della Varda. La strada è stata allargata e adattata ai mezzi pesanti, che la percorrono regolarmente carichi del legname e degli schianti. I lavori nella parte bassa della valle appaiono a buon punto, ma il paesaggio è lunare, tutto attorno il terreno è annichilito, prostrato come per gli effetti di un'esplosione atomica. Di fronte al Monte Franza, a Cima Lastroni e al Rinaldo, ammantati di neve, monconi di solitari abeti forano il cielo, attorniati da ceppaie di velte. A quota 1800, a Maglia Chivion, la strada si fa fangosa e dopo le piogge insistenti dei giorni passati
è arrivata anche la prima neve, che è andata a ricoprire la devastazione dei boschi. Qui il lavoro procede sistematico e la squadra di boscaioli come gli Aini di Pomarè, che con il fango ai polpacci continua imperterrita, quasi eroica, il difficoltoso recupero del legname. I mezzi pesanti scendono lungo una pala erta e gli alberi sono trascinati assieme al fango dai pesanti mezzi muniti di catene. In fondo valle, lungo il torrente Cordevole, come un formicaio, squadre di uomini cercano di mettere ordine in mezzo a tanta devastazione. I pascoli di Valvisdende occheggiano in mezzo ai boschi che Vaia ha risparmiato. Incantevole visione, a ricordarci com'era verde la nostra valle. Voltiamo pagina, parliamo adesso del progetto Educazione alla Legalità che il Comune di Vicenza mette in campo presentando libri ed eventi anche agli studenti. L'educazione alla legalità attraverso il teatro e i libri. Prosegue con successo l'iniziativa del Comune, cominciata con la mostra dedicata alle figure dei giudici Falcone e Borsellino, con la presenza di Fiammetta Borsellino, e l'appuntamento col giornalista di Repubblica Attilio Bolzoni. Tra le nuove proposte, uno spettacolo teatrale, all'Astra, Io Emanuela. La storia di questa ragazza, Emanuela Loi, una giovanissima agente di polizia catapultata al primo incarico a fare da scorta al giudice Borsellino e morta tragicamente in via D'Amelio insieme a lui e agli altri agenti di scorta. Saranno poi presentati due libri, Ecco chi sei, nostro padre, che racconta la figura di Pio La Torre, primo e unico parlamentare della Repubblica ucciso dalla mafia mentre era ancora in carica nel 1982. E poi Mafia come M, la criminalità organizzata nel Nord-Est, a cura dell'associazione Cosa Vostra, con Francesco Trotta e per Luigi Granata, già colonnello della Guardia di Finanza. Promuovere il Veneto e la nostra capacità di fare turismo esportando il know-how anche oltreoceano, in particolare in Cile. Vediamo chi ci è andato e che cosa ha fatto. Non più solo i confini regionali o nazionali. Il modello di collaborazione tra pubblico e privato proposto dai gruppi di azione locale, in questo caso il GAL Prealpi e Dolomiti, varca addirittura le barriere continentali e sbarca in Sud America. In Cile siamo andati a portare e a rappresentare il nostro modello, il modello con cui operiamo su questo territorio, sul territorio del GAL Prealpi e Dolomiti, che si basa sostanzialmente su uno stretto partenariato tra le parti private e istituzionali del nostro territorio. Che cosa hanno in comune due mondi apparentemente così diversi? La visita in Cile ci ha permesso di capire come siamo molto più vicini di quello che possa sembrare. Infatti aspetti legati alle bellezze naturalistiche, al turismo, nonché anche al mondo delle imprese, presentano degli elementi molto vicini a loro. In particolar modo per quanto riguarda il turismo, il Cile sta cercando di avviare un percorso turistico sostenibile che sia in grado di valorizzare, ma anche di conservare il loro bellissimo paesaggio e territorio. Finito qui o ci sono ora dei passi, diciamo, per arrivare anche a delle concretizzazioni di questo progetto? Con l'Università del Cile e l'Università della Frontera, nella regione dell'Araucanía, abbiamo instaurato un rapporto veramente molto significativo e costruttivo. Infatti a breve stileremo una convenzione che ci vedrà attori insieme di un progetto concreto sul loro territorio. L'incontro avvenuto in Cile durante questo convegno ci ha permesso di conoscere molte altre realtà del Sud America, tra cui molte università, molti studiosi, molti ricercatori, a tal punto che l'Università della Columbia ci ha chiesto di andare a visitarli per poter anche con loro avviare dei progetti di collaborazione. Una bella iniziativa della Diocesi di Vicenza per coloro che sono in difficoltà economica, che vorrebbero leggere ma che non possono permettersi di comprare i libri. E così nasce l'iniziativa del libro sospeso.
L'integrazione attraverso la cultura e la cultura attraverso i libri speciali, i libri donati. Quest'anno, in occasione dell'Avvento e del Natale, abbiamo pensato come Libreria San Paolo di ospitare un'iniziativa promossa dalla Caritas per donare dei libri agli ospiti della Caritas Vicentina, che verranno ovviamente acquistati dai clienti che passeranno in libreria e poi verranno destinati a 3 realtà di servizio della Caritas della città. L'iniziativa prenderà il via il 22 di novembre, qui in libreria ci sarà un evento con gli ospiti della Caritas in cui verrà ovviamente presentata l'iniziativa e con l'occasione ci saranno anche gli studenti del Boscardin che hanno pensato di allestire un presepio, sempre qui in libreria, collegato all'iniziativa di Libro Sospeso. Ci sarà anche la redazione di Scarpe Tennis, il mensile di strada nato a Milano 20 anni fa e che si trova per scrivere storie ma anche per raccontarle. Il 22 le racconteremo. Lo facciamo per promuovere il giornale ma anche per promuovere il progetto Fare Cultura della Caritas, che organizza i corsi di italiano e quindi una parte di libri verranno raccolti proprio per aiutare queste persone che hanno bisogno di imparare meglio l'italiano e conoscere meglio Vicenza. Come Caritas accogliamo con gioia questa collaborazione che ci è stata proposta per offrire un aspetto in più in termini di risposte ai bisogni che cerchiamo già di offrire ai tanti senza tetto, ai tanti che vivono in marginalità in questo momento sulla città di Vicenza. E anche un libro, una guida, un testo, un romanzo può essere utile per proporre contenuti, opportunità che possono essere assolutamente recepite e interiorizzate per favorire un'inclusione felice. E poi c'è il terzo servizio Caritas, donna e famiglia, che aiuta le donne sole con figli a carico e le famiglie in difficoltà e che prevede la donazione di libri per l'infanzia. Tra pochi istanti andrà in onda una nuova edizione del Veneto, Lingua e Storia. Grazie alla professoressa Gianna Marcato andremo quindi a scoprire i nuovi tesori e gli antichi tesori della nostra bella regione. L'altro giorno al mercato ho incontrato una mia amica Rosa e mi ha detto che le piacerebbe sentir parlare dei nostri cibi. E lo facciamo volentieri perché nel nome dei cibi, nella tradizione dei cibi, troviamo la cultura popolare e troviamo soprattutto una cosa che fa parte di ciò di cui ci occupiamo, e cioè il dialetto come chiave di accesso alla nostra cultura, alla cultura del passato, ma in qualche modo anche del presente. Perché dico questo? Dico questo perché il dialetto in realtà, e intendo il dialetto come varietà viva, parlata da chi si racconta, molte volte diventa l'unico tramite per riuscire a far emergere delle storie che non sono storie scritte nei libri, che non sono storie che hanno interessato molti, che sono storie del privato e del quotidiano, che solo se raccontate e raccolte capendone la lingua originale ci dicono qualcosa, anzi ci dicono molto. Intanto il discorso del cibo nella cultura popolare contadina è legato al ruolo della donna. Sappiamo, sempre questo dai racconti, che nei nostri campi la donna si alzava prestissimo, accendeva il fuoco, e gli uomini intanto andavano fuori a badare gli animali, e cioè tutta una ritualità che portava poi a dare la colazione ai bambini, portarli a scuola e qualche volta a mettere a bollire qualcosa per l'averlo pronto a mezzogiorno. Ma qualche volta io ho trovato commovente sentire i racconti di quelli che erano i cibi del passato. Per esempio le zuppe. Le zuppe molte volte erano acqua bollente, un po' di pepe e basta. Qualche volta gli si spezzava dentro un po' di polenta. Qualche volta erano acqua bollente, sale, pepe e cipolla. Cioè mangiari veramente poveri che dovevano riempire la pancia più che altro. Una variante poteva essere quella del pambogio, e cioè una zuppotta
è consumata a lungo sull'angolo della cucina economica con pane, un po' di olio se c'era e il lusso dei lussi, l'uovo. Come si dirà l'uovo il lusso dei lussi se in realtà, essendoci il pollame nelle case contadine, l'uovo non poteva mancare? Beh, ma dobbiamo ricordare che l'uovo era la musina, il salvadanaio della casa. Perché? Perché la donna di casa lo conservava per andarlo a vendere e per andarlo a vendere in modo da recuperare, andava in bicicletta per le case, in modo da avere il necessario per comprare quell'altro che serviva alla vita familiare, e cioè filo, aghi, cioè quanto serviva per l'industria familiare e non veniva prodotto in luogo. Altra cosa interessante è il discorso del maiale. Del maiale si mangiava tutto, anche gli occhi. E si racconta che gli occhi erano il cibo più buono che ci potesse essere. Fosse fame o fosse vero, e questa è la realtà che emerge dai racconti popolari. E io trovo questo assolutamente interessante, perché qualche volta noi giudichiamo le altre culture con un metro che ci creiamo a misura per vederne le distanze. E quindi qualche volta raccontiamo con un po' di disgusto il fatto che in certe culture orientali si offre l'occhio dell'animale come cibo più buono per l'ospite. Ecco, vedete, la tradizione ci accomuna se noi la guardiamo a fondo. Un'altra cosa che bisogna ricordare, che poi nei libri tipo la cucina tradizionale veneta, anche i volumi di Dino Coltro, in tutti i volumi, si trovano anche i magnaretti da Siori. I magnaretti di Siori erano prevalentemente di carne, molto conditi, nella cultura veneziana molto speziati, ma riguardavano soltanto poche persone. Mentre il resto del cibo era un po' che cosa? Direi che era un po' l'albero della cuccagna. Il sogno di poter mangiare, il sogno di poter bere vino buono, un po' come sapete in quel canto d'osteria che dice: se i monti fosse de Poenta e i mari fosse de Toccio, ai mamma che magnae, ai mamma che magnae. All'interno del mondo del mangiare mi piace ricordare un ingrediente che noi adesso non valutiamo sufficientemente, anzi forse ci fa paura perché può alzare i valori alle analisi che facciamo periodicamente per vedere se siamo invincibili ed immortali con l'illusione appunto di poter prevenire tutto. Il sale. Ora, il sale è un elemento che è stato preziosissimo nelle culture del passato. Pensiamo ad alcune parole ed alcuni cibi. Insalata. Cos'era l'insalata? Era semplicemente qualcosa che diventava buono perché condito con un po' del sale. Ma poi un altro termine ancora interessante, non so se vi sia trasparente, ma assomiglia molto anche all'italiano. Il saeado. Il saeado, alla lettera il salato, sarebbe il salame, e cioè il sale come elemento prezioso per conservare il cibo che una volta ammazzato il maiale doveva bastare per tutto il resto dell'anno. Ricordate il modo di dire «Niese più giorni che uganega», «Ci sono più giorni che salsiccia», proprio per, e salsiccia è legata ancora a sale, ciccia, carne col sale, proprio per dire questa legge dell'economia quotidiana. Però la cosa più interessante è la metafora del sale. Cosa vuol dire metafora? Dico una cosa per dirne un'altra. È un po' come quando c'è il modo di dire parlare a nuora perché suocera intenda, o il contrario. E cioè, c'è nella cultura popolare questo modo di dire: el megadà na saetada, gegodà na saetada. Vuol dire una lezione. Ecco che questo sale diventa emblema di qualcosa di prezioso, ma
dato al contrario, come dare a carne a uno, che vuol dire non dargli la carne, che sarebbe estremamente desiderabile, ma dargli una grossa romanzina, una grossa punizione. E potremmo continuare a lungo. Ma poi del sale possiamo ricordare anche un'altra cosa. Per esempio, quando io dico desavio, non salato, scipito, ma si può dire anche di una persona, ah, cosa è proprio desavio, non ganne arte ne parte. Ecco, il sale in zucca diventa a sua volta che cosa? Un segno di qualcosa che rende valida la persona arguta, la persona che sa, come dire, comportarsi, che sa essere interessante. E poi il sale e i bambini. Era compito dei bambini, e stiamo parlando di un periodo in cui il consumismo non era arrivato ad avere tutto pronto, adesso abbiamo il sale dell'Himalaya, il sale rosa, il sale in macinino, il sale. I bambini venivano incaricati col pestello di legno e con un mortaio che era in genere di legno, di pestare il sale grosso per farne il sale fino. Ed era un lavoro che facevano con passione e con, sapete, i bambini piccoli amano lavorare, poi magari quando vanno avanti con la scuola perdono un po' questo gusto, ma finché sono piccoli vorrebbero sempre aiutare e fare qualcosa. Ecco allora i bambini che pestavano il sale e facevano un lavoro utile. Ancora i bambini e il sale, uno scherzo, si diceva ai bambini che cercavano, li avete mai visti i piccoli? Vorrebbero prendere un uccello, è il loro desiderio, l'uccello li inganna perché all'ultimo momento frulla via, di mettergli un grano di sale sulla coda, perché così sarebbero riusciti a catturarlo. Naturalmente lo scherzo era questo, perché se tu riesci a mettere il grano di sale sulla coda dell'uccello, è logico che l'uccello ce l'hai già a portata di mano, non è ancora scappato. Ecco, queste sono delle curiosità legate al sale e che cosa ci mostrano? Ancora una volta, lo stretto legame tra le parole, che molte volte usiamo senza nemmeno sapere il legame che hanno con una forma passata, ma se lucidate e pulite ci rivelano una cultura. Le parole e il legame tra le parole, il cibo e i valori della cultura popolare. Anche per questa edizione è davvero tutto, il TG Chiara termina qui, grazie per averci seguito, appuntamento a domani.